Un breve tutorial su Adobe Premiere Pro CS6, che è un programma di effetti su video, ma fondamentalmente di montaggio di varie clip per realizzare dei video più complessi. Lanciamo il programma, abbiamo subito la finestra di apertura che ci permette di scegliere tra creare un nuovo progetto o aprirne uno vecchio, e qui vediamo i nomi dei vecchi progetti. Noi scegliamo un nuovo progetto. Abbiamo un'altra finestra che ci dà delle opzioni, per quanto riguarda video e audio possiamo lasciare quello che c'è di default. Per quanto riguarda il formato del video su cui andremo a lavorare, ci sono le opzioni, formato normale e HDV, che sarebbe l'alta definizione. Si può scegliere alta definizione solo se i video su cui andiamo a lavorare sono tutti quanti in alta definizione. In questo caso, preferisco scegliere, definizione normale. Mi chiede un progetto, un nome di progetto. Io lo chiamo progetto 1, qui è dove mi andrà a salvare il progetto di default, e si apre una nuova finestra che mi dà le opzioni di gestione appunto dei video che andrò a su cui andrò a lavorare. Siccome i video su cui lavorerò io, i clip, sono stati realizzati con una camera reflex DSLR in inglese, ho già di default questa scelta pronta, quindi DSLR, nello specifico 1080 di dimensione del video e 24 pixel, 24 frame per secondo. Qui ho più specificatamente le caratteristiche del video. Ovviamente, se avessi altri tipi di video, dovrei scegliere, fare altre scelte. Qui, per esempio, se avessi fatto dei video con una RED, avrei altre opzioni da selezionare e così via. In questo caso, appunto, scelgo questa opzione qui, che è quella con cui ho lavorato, e procedo. E mi apre la finestra di lavoro di Premiere. Vediamola subito un attimo. Facciamo subito che importare attraverso file dei video, delle clip su cui andrò poi a lavorare. Le vado a prendere nella scheda della mia videocamera. Mi seleziono tre video così al volo senza e un'immagine, e li importo. E vediamo che in questa prima finestra in alto a sinistra abbiamo l'elenco dei video che abbiamo importato, che possiamo poi appunto montare insieme. Questa è un'immagine, questi sono i video, poi se voglio vederli in maniera diversa ho questa opzione qui che mi permette di vedere una piccola premessa di quelli che sono i video oppure l'immagine. Poi abbiamo in sequenza, abbiamo un'area di lavoro su cui possiamo vedere una singola clip e fare dei lavori di effetto o di modifiche su una singola clip. Ad esempio, se io clicco una singola clip, io lo potrò vedere qui per quello che è e potrò sia visionare il video appunto, sia fare altri lavori che vedremo dopo. In questa finestra qui a destra invece abbiamo quello che sarà il lavoro che si verrà a sviluppare sulla timeline, questa qui sotto, quindi praticamente il risultato del montaggio. Qui sotto abbiamo altre funzioni, abbiamo la possibilità di navigare nell'hard disk, e questo non è molto importante perché lo possiamo fare più comodamente da qua. Abbiamo invece delle informazioni sulla clip selezionata, e questo può essere utile, e cosa molto molto utile è l'elenco degli effetti, che vedremo magari poi con calma. Gli effetti sono divisi in due grandi gruppi, ovvero effetti audio e effetti video. A sua volta sono divisi gli effetti audio in effetti propriamente detti e effetti di transizione, e lo stesso vale per i video, effetti propriamente detti e effetti di video transizione. Li vedremo poi quando cominceremo a fare la prova di montaggio. Anzi, cominciamo subito a montare il nostro breve film, diciamo così. Prendiamoci una delle clip, cliccando col tasto sinistro, la trasciniamo nella timeline e vediamo che abbiamo la clip nella timeline. Subito ci compare anche qui qualcosa, perché questo è quello che abbiamo nella timeline. In questo caso abbiamo questo clip in questo punto qui. Se noi lanciamo play, ci fa vedere la clip e ci dà una posizione in cui stiamo vedendo la clip, quindi anche un timing, diciamo. Ci possiamo anche spostare all'interno della clip. Siccome stiamo facendo un montaggio, aggiungeremo altre clip. Una cosa da dire, prendiamo anche l'immagine, è che in questo caso noi facciamo un montaggio lineare, cioè mettiamo una clip dopo l'altra in sequenza sulla stessa linea. Abbiamo, come vedete, altre posizioni sia in alto che in basso che ci permettono di mettere nello stesso momento di tempo, quindi
non in sequenza ma sovrapposte, altri video o altre clip e altre tracce sonore. Questo è un livello di montaggio più complesso che vedremo in un altro momento. Per adesso ci limitiamo a fare il montaggio più semplice, che è appunto quello lineare. Già in questo modo noi abbiamo fatto un montaggio nel suo piccolo. Ingrandiamo un po' per vedere meglio. Dove vedete questa spaccatura abbiamo la fine di una clip e l'inizio di un'altra. Se noi ci avviciniamo e lanciamo la clip, vediamo che passiamo da una clip a un'altra clip in maniera anche un po' brusca. Lo stesso vale per questo, perché non c'è un effetto di transizione. Questo mi permette appunto di arrivare subito a parlare degli effetti di transizione. L'effetto di transizione è un effetto che consente di smussare, diciamo, il passaggio da una clip all'altra. Adesso io riduco un po' i bordi, diciamo, della clip, li riduco come lunghezza, perché questo mi permetterà di creare un effetto di transizione più funzionante. Anzi, se questa cosa non viene fatta, molte volte l'effetto di transizione che adesso vi faccio vedere non è possibile realizzarlo, e quindi è una cosa da fare, questa di restringere i limiti delle clip che vengono a toccarsi. Andiamo subito a cercare l'effetto di transizione. Come ho detto, è un effetto di video transizione. Andiamo nei video transitions, perché io qui ho l'inglese. Come vedete, gli effetti di transizione video sono moltissimi. Non è questa la sede in cui ne parlerò specificatamente, rimando a un tutorial apposito. Andiamo a cercarci la dissoluzione e ci scegliamo Cross Dissolve. Per trasportare un effetto, per applicarlo a due clip, basta cliccare col tasto sinistro del mouse e trascinarlo nel punto in cui vogliamo applicare l'effetto di transizione. Come vedete, mi si illumina sia la parte finale che la parte iniziale della transizione. Io in questo modo ho applicato appunto una dissoluzione. Se io clicco due volte sull'effetto, ho una serie di opzioni che mi permettono di aumentare, per esempio, la durata della transizione. Ho altre opzioni che posso andare a controllare a seconda di quello che voglio fare. Per esempio, posso partire già in maniera più sfumata, cosa che non è utile secondo me. È meglio partire da una clip piena che poi sfocherà piano piano nella clip numero 2, in questo caso le chiama A e B. Se noi andiamo a vedere, non è detto che non riusciamo a vedere bene l'effetto che abbiamo dato. Come vedete non lo vediamo, perché come vedete qui abbiamo due colori. La parte rossa, questa parte rossa indica che questo effetto, no, è ancora in stato di lavorazione. Per poter vedere esattamente che cosa produrrà una volta esportato il video, dobbiamo renderizzare il nostro video. Questo viene fatto attraverso varie opzioni. La più comoda secondo me è andare nel menu testuale qua in alto e lanciare la renderizzazione. E vedete che mentre lo fa ci dà anche alcuni dati su quella parte su cui sta lavorando, come tempi, quanti frame sono in operazione, eccetera. Quando avrà finito, questa barra diventerà verde, vorrà dire che l'effetto è stato renderizzato. E se noi ci posizioniamo, andiamo a vedere l'effetto, vediamo che la sfumatura, forse è un po' scuro, però si vede, c'è un passaggio corretto e pulito, diciamo, di quello che volevamo fare. La stessa cosa la possiamo fare anche nella rottura successiva. Vedete che è un po' più breve perché di default tende a stare molto basso, io lo posso portare a 2,1, eccetera. E anche per quanto riguarda l'immagine, perché ovviamente noi possiamo anche montare delle immagini. Aspettate che ho fatto un piccolo errore, devo ridurre, come vi ho già detto, la lunghezza. Se noi andiamo a vedere, in questo caso me lo fa solo sul video perché è una dissoluzione di video. Qui non ho renderizzato, non lo faccio perché non voglio perdere tempo. Questo era solo per far vedere appunto come avviene, poi quando andrò a esportare mi farà la renderizzazione da solo. E la stessa cosa ovviamente vale per gli effetti di transizione audio, che non è questo ma è questo qui. Posso applicarli allo stesso maniera qua così e quindi avrò un passaggio da un audio, una traccia audio, queste sono le tracce audio, da una traccia audio all'altra in maniera più soft. Per quanto riguarda la montatura di un video, queste sono le caratteristiche principali. Come ho detto, gli effetti sono moltissimi, si possono anche cercare con il motore interno di ricerca. Per esempio, vedete, io adesso ho cercato ingrandimento.
da dire una cosa, adesso magari vediamo proprio l'ingrandimento. Quando si tratta di applicare un effetto non come transizione, ma un effetto propriamente al video, va appunto cliccato tasto sinistro, portato all'interno della clip, e noi abbiamo in questa zona qua, nella parte Effect Control, la possibilità di gestire questo effetto che abbiamo appena applicato. In questo caso abbiamo applicato l'ingrandimento, che è questo. Se io vado, questa è l'opzione, posso anche ingrandirla. Se io vado ad agire su questa barra qui, posso avere un ingrandimento dell'immagine. Come vedete, poi ci sono varie opzioni, perché io l'ingrandimento mi permette di farlo tramite un quadrato, e quindi io devo ingrandire le dimensioni, eccetera. Però, come vedete, alla fine ho realizzato un ingrandimento. Se vado a lanciare la clip, io ho la clip appunto che è stata ingrandita. Ovviamente qui ha sgranato un po', è solo una prova. E questo vale per tutti gli effetti, brevemente, perché se io vado a qualunque tipo di effetto, in questo caso ingrandimento, ma adesso andiamone a vedere altri, quando li applico, li trovo sempre qua. Ne ho anche addirittura alcuni di default, come motion, che mi permette per esempio di modificare la rotazione della clip, come ad esempio un altro che può essere invece molto utile è il volume dell'audio. Per esempio, se io voglio abbassare il volume di questa clip, mi sposterò verso destra, oppure sempre tasto sinistro, spostandomi a sinistra, sto muovendo il mouse a sinistra, posso abbassare il volume dell'audio. Poi, come ho detto, gli effetti sono moltissimi, adesso non li vado a vedere tutti. Per quanto riguarda il discorso della montatura, queste sono le opzioni principali. Forse c'è da dire che c'è l'opzione nuovo titolo, che permette, tramite un'interfaccia apposita, di scrivere a testo delle cose sulla clip. Io creo una specie di maschera, in questo caso con un titolo. Adesso velocemente le opzioni, le caratteristiche sono moltissime, dal colore del font, al tipo di font, all'ombra, eccetera. Io poi, una volta che ho realizzato questa cosa, chiudo, mi viene realizzato una nuova clip, diciamo, che io posso mettere all'inizio delle mie clip, così in questo caso sto andando molto veloce, e se vedete ho appunto un titolo. Avrei potuto anche metterlo invece che sopra, che precedentemente l'avrei potuto mettere sopra, e quindi vedete che ho praticamente una sovrapposizione del titolo sulla clip. Ovviamente il lavoro non è un granché, ma è per capire come si utilizza questo strumento. Detto questo, queste sono le funzioni principali per montare un video. A questo punto, quando io ho finito di montare e mettere in sequenza il mio video, posso andare a salvarlo tramite File Export Media. Mi si apre una finestra di dialogo che mi dà la possibilità di salvare il video in varie forme. Come vedete, abbiamo AVI, abbiamo MP3, eccetera. Io scelgo H264, che è il formato MP4, che va molto bene per YouTube. Posso scegliere tutta una serie di formati di uscita di questo tipo di video. L'alta definizione è una che dà di solito la miglior resa in termini di qualità d'immagine. Scelgo questa in questo caso. Qui posso scegliere il titolo da dare al mio video. Qua sotto ho delle opzioni, tra l'altro mi dà la dimensione, eccetera. Ho delle opzioni che mi permettono di andare ad agire ancora su alcune caratteristiche, i frame, la qualità, il tipo di TV standard, eccetera. Io lascio di default quello che abbiamo, e se faccio export, mi trovo ad avere appunto una realizzazione del video, che mi andrà a essere salvato dove di default io ho la cartella di salvataggio dei video. Adesso, per esigenza di tempo, non vado ad attendere la fine del video, anche perché dipende da quanto è veloce il computer, da quanto è grande il frame, il video, eccetera, e quindi non può volerci da pochi minuti a anche un'ora. Vi faccio vedere velocemente un esempio di video fatto con questo programma. Come vedete, ho messo un titolo, questo è sopra ovviamente la sequenza principale. Questa è semplicemente una sequenza che poi dissolverà in un'altra.
E come vedete, con semplicissimi, quindi con le opzioni minori più semplici di Premiere, è possibile comunque realizzare un video che ha una presentazione abbastanza professionale e che fa la sua figura. Per quanto riguarda la base, quindi questo diciamo che è tutto. Vi rimando al prossimo tutorial sugli effetti più dettagliatamente. Intanto vi ringrazio per avermi ascoltato. Se avete dei dubbi o delle richieste o delle domande, potete fare dei commenti sotto questo video. Se il video vi è piaciuto, vi invito a premere mi piace sulla parte bassa del video. E vi ringrazio ancora e alla prossima.